Abbiamo finalmente sbloccato la prima evoluzione Ultra. Dopo aver eliminato tutti i Pokémon Shadow all'interno dell'Ultra Dimensione, questo Necrozma, fuso con il Solgaleo, finalmente si potrà evolvere. Grazie al fatto che nello scorso episodio abbiamo sbloccato l'Ultra Necrozium Z, grazie a una battaglia veramente molto difficile contro i Pokémon Shadow dell'Ultra Dimensione. Ora, non so cosa ci faccia un Cyndaquil sopra le Migikoke, spero che non le dia fuoco, ma non credo che possa farlo. Volevo innanzitutto iniziare questo nuovo episodio provando a sfidare quel Banett Boss Ultimate, facendolo assieme al mio Ultra Necrozma, che è anche nella sua versione Shadow tecnicamente, però non so se io già posso ultra evolverlo e non so se hanno aggiornato la sua forma nella forma Shadow. Ora vediamolo. Oh mio Dio, ragazzi, finalmente eccolo qua davanti ai nostri occhi. Ultra Necrozma Shadow è qua, è all'interno del nostro team, e se volete che faccia parte della mia squadra, scrivetemelo nei commenti. L'unico problema è che è stato shotato a primo colpo, però ragazzi, ci sta, anche perché è a livello 90 e non a livello 100. Questo Banett è comunque ostico, non lo metto in dubbio assolutamente, però comunque proviamo ad eliminarlo grazie al fatto che l'abbiamo avvelenato. È molto potente, fastidioso, c'è da dire questo. Mi ha eliminato anche Eternatus, giusto per farvi capire, però col mio piccolo Primal Kyogre dovremmo sistemarlo. Magari ci regala anche una Master Ball. Proviamo con Thunder a eliminarlo, ce la facciamo? Ok, l'abbiamo eliminato anche grazie all'effetto dell'avvelenamento. No, però finalmente abbiamo eliminato Banett e abbiamo ottenuto la sua Mega Pietra, una delle poche che mancavano all'interno del nostro giro delle mega creature. Nell'episodio di oggi però voglio potenziarlo, il mio Necrozma, portarlo almeno fino al livello 97 o 98. Quindi voglio fare una cosa, mettere via quest'altra mega pietra in questa cassa, perché ormai quella che abbiamo qua sotto è già completamente piena di mega pietre e qualcuno da qua è passato. Che sia marcio o loco, perché io non giro mai il login delle mega pietre, vuol dire che qualcuno qua è entrato e mi ha dato fastidio. Questo qualcuno mi ha rubato anche... No, le caramelle rare, assolutamente no, perché ne ho un bel po' con me. Ne ho ben 9 e il mio Necrozma è al 90. Dannazione. Potevo portarlo al 100 se ne avevo una in più, però purtroppo non è così. Caro Meo, se ti vuoi togliere, grazie mille, che devo curare tutto il mio team, perché oggi volevo andare in esplorazione in compagnia vostra. Però prima di farlo voglio sicuramente potenziare questo bellissimo Necrozma, e ci serve comunque alla sua massima potenza, nonostante forse in questo video non andrò a utilizzare la mia squadra ufficiale, o perlomeno lo utilizzerò, ma non è detto che la utilizzerò per tutto quanto il video. Ora ho con me un bel po' anche di caramelle XP KNDS, però sono state inutili. Il mio Necrozma fuso con il Solgaleo, come leggiamo là in alto, ragazzi, ha raggiunto il livello 99. Dannazione, lo leggiamo solamente inquadrandolo in questo modo. Vabbè, livello 99. Come vi dicevo, in questo video ci serve sia la nostra squadra base, ma anche probabilmente la squadra delle catture. Quindi ci prendiamo il nostro PC. Dobbiamo craftare anche un bel po' più di Ultra Ball, perché in questo video probabilmente andiamo a catturare un Pokémon leggendario che ancora non ho all'interno della Pixelcraft, che ho sempre avuto in tutte le mie serie Pixelmon. Nei commenti scrivetemi qual è il vostro Pokémon leggendario preferito, che vi lascio anche un bel cuoricino, perché uno dei miei preferiti è Regigigas. E nell'isola della giungla, dove abbiamo trovato il boss Nico in uno degli scorsi episodi, ho trovato una palestra con all'esterno dei Regi, che sono una serie di Pokémon leggendari molto 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 potenti. E all'esterno, proprio dalla palestra stessa, c'è Regigigas e Regidrago, e all'interno c'è un allenatore. Solitamente quando succede questo e non ci sono tutti i Pokémon leggendari, vuol dire che possono spawnare solo quei due Pokémon all'interno della palestra stessa. Però ovviamente dobbiamo andare a vincere soprattutto quella sfida che ci aspetterà. Quindi curiamo, sì, curiamo. Quindi mettiamo qua c'è queste ghicocche nere, perché ho bisogno di un bel po' di Ultra Ball in più, dato che in questo momento ne ho solo 29. E in realtà me ne servono giusto un pochino per migliorare il mio Necrozma, che si può ultra evolvere. Però nonostante il livello 99, le mosse che posso insegnarli sono sempre le stesse. L'unico mio dubbio è questo Prismatic Laser, che è molto 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 potente, però non ci fa utilizzare Necrozma nel turno successivo. Certo, potremmo shottare i Pokémon facendo 160 di danno, però potrebbe essere una scelta rischiosa. Quindi nei commenti vi chiedo di consigliarmi delle mosse da mettere all'interno del mio Necrozma fuso con il Solgaleo. Dato che il nostro obiettivo è quello di catturare tutti i Pokémon leggendari, non vedo l'ora di prendere tutte quante queste ghicocche qua nere. Credo che comunque 32 vadano bene, perché dividendole in due per craftare le ultime,
Ultra Ball riusciamo a craftare 16 Ultra Ball tecnicamente. Però devo avere delle altre ghicocche gialle che ho qua già belle che pronte, cotte, calde da poter essere utilizzate. 1, 2, 3. Queste 16 vanno messe qua a pressare. Dividiamole in questo modo così facciamo più in fretta. E metto a cuocere questo stack di cobblestone per ottenere poi i pulsanti, che sono fondamentali. E mentre questo processo va avanti, avevo notato l'altro giorno che in questa zona del lago erano spawnate due Master Ball. Però è molto difficile che all'interno ci sia la vera Master Ball stessa. È molto più probabile che ci siano delle mosse, come quella che ho appena trovato nella prima Master Ball che abbiamo aperto. Ora però apriamo la seconda. Però attenzione, questo è un oggetto interessante, perché è un piccolo pezzettino di frammento per poter poi spawnare un Pokémon leggendario, che è Meloetta. Però di questi frammenti ce ne servono 5 e ognuno del frammento deve essere diverso dall'altro. Quindi purtroppo in questo momento ne ho solamente uno, ma è comunque un buon inizio. E a proposito di buon inizio, andiamo qua a prendere un po' di stone, perché voglio trasformare tutto questo in pulsanti. Che bello quando siamo così organizzati all'interno della Pixelcraft. E ovviamente se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace. Perfetto, riusciamo a craftare tutto quanto quello che abbiamo appena farmato. In questo modo dopo probabilmente riusciremo a catturare quel Pokémon leggendario che spawnerà. Non è detto che sia Regigigas, ma noi ci speriamo. Anche perché comunque in questo video io, come prima cosa fondamentale, voglio mostrarvi Ultra Necrozma in azione. Di conseguenza prendiamo il nostro Charizard Shiny e andiamo subito in battaglia. Se non erro, la zona che avevo trovato era proprio questa qua, all'interno della giungla in piena esplorazione. Come notiamo, all'esterno abbiamo questo Regigigas, ma è fatto completamente di stone. E Regidrago, in questo caso Regidrago è completamente bloccato, non si muove, a differenza del Regigigas stesso, che sta muovendo. Entrando poi all'interno della palestra non si vede molto, se non il fatto che rompendo queste foglie ne possiamo proseguire e arrivare fino a qua in alto, dove c'è questo allenatore Boss Ultimate. E chi siamo noi per non sfidarlo? Dobbiamo però prima rompere sta roba, perché è un po' fastidiosa in mezzo alle scatole. Signor Boss Ultimate, buongiorno, proviamo a sfidarlo per davvero. E infatti ragazzi è così, partiamo con Regirock, quindi a tutte le evoluzioni Regi. Quindi sfideremo 6 Pokémon leggendari. Oh, Regidrago? Non me l'aspettavo. Beh, lui è Pokémon di tipo drago, quindi lo potrei eliminare. Lui ha eliminato me. Ragazzi, ci siamo eliminati a vicenda. Regi Eliechi, sicuramente lo metto in campo un Pokémon come Kyogre, perché lui potrebbe essere super efficace. Provo a mettere il mio Rayquaza Shadow, eccolo qua. E quasi quasi lo Mega Evolvo, così, giusto perché voglio distruggere questo Regi Eliechi che abbiamo qua davanti. E spero che dopo io possa anche ultra evolvere il mio Necrozma. Vediamo se gli abbiamo fatto abbastanza danno. Lui ce l'ha fatto molto di più. Andiamo di Extreme Speed. Ma mi ha attaccato lui per primo? Nonostante l'Extreme Speed, come ha fatto? Vuol dire che questo Regi Eliechi è velocissimo. Ma noi abbiamo Ultra Necrozma in questo momento in campo, che non ci sta nemmeno nel campo da battaglia. Anche perché Ultra Necrozma è un Pokémon enorme, c'è da dire questo. Me l'ha shottato? No, noi sì però. Bravo Ultra Necrozma, Regi Ice. Sembra una sfida bella che dritta, ragazzi. Non sembra che mi porti via così tanto tempo, però vi assicuro, in realtà è molto difficile. Mi hanno eliminato 3 Pokémon. Però Regi Ice è tipo ghiaccio, e noi con Flare Blitz, cioè una bella mossa tipo fuoco, dovremmo essere super efficaci. Ok ragazzi, la battaglia non mi sta piacendo. Abbiamo perso quasi tutti i nostri Pokémon. Potrei utilizzare Kyogre un po' come tank. Ho solo un Max Revive? Oh, questa è brutta come situazione. Riportiamo in via Eternatus. Abbiamo solo un Max Revive e l'abbiamo utilizzato. Questo non va bene per noi. Regice l'abbiamo eliminato. Registeel. Riprovo a utilizzare Surf, che è una mossa che fa tanto danno. Kyogre potrebbe essere un ottimo tank in queste battaglie. Però ragazzi, il fatto che non possiamo più riportare in vita nessun Pokémon è un guaio. Non ho controllato quanti Max Revive avessi con me. E loro hanno Registeel, ma sicuramente dopo ci sarà Regigigas. Ah no, Regirock ancora? Beh, con Surf dovrei fare un bel po' di danno. Siamo super efficaci. Infatti, il loro ultimo Pokémon è Regigigas. Ora, ricuriamo il mio Kyogre, perché la battaglia potrebbe essere rischiosa. Ma non è per niente finita. Anzi, andiamo con Thunder. Proviamo a paralizzarlo. Non ce l'abbiamo fatta. Andiamo di Surf. Proviamo ad eliminarlo. Non ce l'abbiamo fatta, ma l'abbiamo riportato a vita gialla. Ricuriamo il nostro Kyogre. Meno male che con noi avevamo un po' di Max Potion, ragazzi, perché se no non ce l'avremmo fatta. Abbiamo vinto noi. Ok, 52 Pokédollari. Abbiamo vinto una nuova mossa. Abbiamo vinto anche comunque un badge. Però la cosa importante che volevo vincere non c'è. Regigigas. È un po' uno scam questa palestra. Ah no, eccolo. Lo sapevo. Abbiamo il nostro PC. Prendiamolo subito, ragazzi, perché voglio la mia squadra delle catture. E questa volta non avevamo con noi il nostro Tyranitar. Teniamoci il Necrozma. Poi mettiamo qua il Typhlosion. Mettiamo Lugia. Manca il Mew, però. Dov'è Mew?
Eccolo qua. E direi che mettiamo anche il Lugia Shadow. Ti metto in campo perché Regigiga è a livello 80, quindi lo abbasso un po' di vita. Con Ancient Power non abbiamo fatto molto in realtà, neanche con idropompa, pochissimo. È bello resistente questo Regigigas. Ora però mettiamo in campo il mio Mew. Dov'è? Mew, eccolo, ha pochissima vita. Mew, aiuto. Mew, ti prego non abbandonarmi, mi servi troppo, curiamolo. Non ha delle bellissime mosse questo Regigigas qua davanti? Ottimo per noi, perché... No! Ho sbagliato mossa, non volevo utilizzare Life Dew. Volevo utilizzare falso finale e lo abbassiamo di pochissimo ogni round, malissimo. No, abbiamo perso Mew, ragazzi. Questo è un problema, dobbiamo sistemarla questa cosa e potenziarlo Mew nel prossimo episodio. Però vabbè, ora io vado solo di Ultra Ball per poterlo catturare. Controlliamo i giri che facciamo. Due giri, tre giri di Regigigas. Quasi quattro. Mi ha shottato Lugia. Occhio, perché noi non possiamo perdere nessuno della nostra squadra, ragazzi. Perché ho paura che poi Regigigas despawni. Proviamo a catturarlo con questa Ultra Ball. E invece si sta rendendo bello ossico. Non posso neanche inquadrare bene la Ultra Ball. Comunque, due giri. Ah, niente. Preso! Preso! Abbiamo fatto anche un nuovo achievement! Golem Craftsman! Ok, che è l'achievement dove andiamo a catturare Regigigas, un nuovo Pokémon leggendario nel nostro inventario Pokémon. Perché il nostro Regigigas appena catturato è il 24esimo Pokémon leggendario che catturiamo all'interno della serie. Vi piacerebbe se andiamo a catturare tutti quanti i Pokémon leggendari Regi nei prossimi episodi? Scrivetemi qua nei commenti. Questo Regigigas, ragazzi, è fantastico. Non si può cavalcare, purtroppo, dannazione. Ma solo nel prossimo episodio andremo ad analizzarlo, perché lui potrebbe essere potenzialmente un Pokémon che può imparare tutti i tipi di mosse, quindi elettro, fuoco, acqua, e potrebbe quindi essere utile nella squadra delle catture dei Pokémon leggendari. Noi campioncini però ci possiamo fermare qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!